chiami onorevole Barbaglio, non sono onorevole Barbaglio, sono il deputato Barbaglio, perché la Costituzione prevede la Camera dei Deputati e non degli onorevoli. Gli onorevoli già è una cosa di privilegio, se sono onorevole o meno lo dovrete decidere voi. Vabbè, noi riteniamo da questa parte che onorevoli deputati i privilegi ce l'hanno un po' tutti, per cui... Lasciare l'assemblea con gli accordi interni, ah, di lo diamo subito se prendiamo la parola. Volevamo soltanto ringraziare voi del libro per l'invito che ci avete fatto. E da parte nostra noi siamo una sede in cultura, quella di Nocera inferiore che vi è data per tutto ormai. L'unica cosa che volevamo dire era semplicemente questa, di coordinarci tra di noi che esistiamo sul territorio, il politico ben venga, veramente, perché se non altro sensibilizza che porta alle televisioni, perché sennò non intervengono, quindi un plauso a chi è invitati, però facciamo sistema tra di noi, perché noi diamo un servizio e lo continueremo a dare, il politico viene qua, ci fa piacere, ascoltiamo, però facciamo forza noi e facciamo gruppo, perché sappiamo noi quello che facciamo e quanto valiamo. No, scusa, però il politico non deve venire qui per fare la passerella, io non sono venuto per fare questo, diventando membro del bastardo per fare la passerella. No, perché il problema vostro è il problema che manca la politica. Cioè, il problema è che voi non avete una politica in questo paese. Allora, no, cominciamo a mettere le cose sui binari giusti, perché secondo me occorre, per dare soluzione ai problemi, occorrono risposte politiche, risposte dei politici. Allora, io giusto per essere molto immediato vi dico perché sono venuto qui, perché naturalmente guardare lo smantellamento, diciamo, dello Stato sociale, delle strutture che operano sul sociale e tutto il resto, è qualcosa che mi indigna e che mi fa avere delle reazioni. Sono incazzato, perché la settimana scorsa ero con i rappresentanti sindacali delle forze dell'ordine davanti Montecitorio, e davanti Montecitorio carabinieri, polizia penitenziaria eccetera lamentavano che stanno avendo gli stessi problemi che avete voi, cioè stanno facendo tagli sulla sicurezza, cioè i carabinieri che devono tutelare la nostra sicurezza, avete visto come muoiono anche a Lodi, non più solo qui in Campania, nel sud eccetera, ormai la delinquenza è dilagante in tutta Italia, e allora loro hanno ragione, protestavano come stamattina state voi facendo un'assemblea per manifestare il vostro disagio, la vostra disapprovazione rispetto a quello che sta facendo il governo Monti e chi sostiene quelle politiche. Io dissi, mi date un attimo solo, perché a mezzogiorno scadeva il termine per presentare gli emendamenti in Commissione Finanze, dove sono capogruppo, dico, corro un attimo a Montecitorio, che penso di dover fare qualcosa per voi, anche perché poco prima avevo ricevuto nel mio ufficio a Montecitorio una delegazione di 1886 carabinieri che hanno fatto un concorso, è iniziato un anno e mezzo fa, concluso il concorso, lo Stato, il Ministero della Difesa ha detto... abbiamo scherzato, i soldi non ci stanno più, dobbiamo fare la spending review e ce la dobbiamo prendere con voi. Allora, quando io vedo che il Ministero della Difesa fa questo tipo di spending review e poi vedo che mentre noi stiamo qui, il presidente o ex presidente della provincia di Salerno, della vostra provincia, se n'è andato a fare una, chiamiamola gita, in Cina, dove c'è il congresso del Partito Comunista con una delegazione della Commissione Difesa che presiede, spendendo una bella barca di soldi, dico, ma che cazzo, anziché spendere i soldi per andare a fare una gita a vedere il congresso del Partito Comunista, forse non era meglio spendere questi soldi per cominciare a destinarli ad assumere questi 1886 carabinieri? E allora andai a Montecitorio subito in commissione e presentai un emendamento alla legge stabilità, che è quella che riguarda adesso anche noi in commissione finanze, vedete gli atti, perché io parlo con gli atti, a me le chiacchiere non piacciono molto, fece un emendamento con il quale proponevo innanzitutto dove prendere i soldi. Disse, in questo momento, a proposito di tasse, già la gente viene spremuta fin troppo e quindi bisognerebbe cambiare marcia. Le uniche tasse che si possono mettere, aumentare, sapete dove sono? Nel settore dei giochi slot machine,
conoscete quella roba là, i concessionari dei giochi, poiché questa è diventata l'industria numero uno in Italia, quest'anno deborda gli 80 miliardi di euro, nell'anno scorso erano 61 miliardi che fece di fatturato. Perché? Perché molta gente disperata va a comprarsi il biglietto della speranza pensando di poter cambiare vita in un contesto così precario. E allora dissi, stranamente è aumentato il fatturato, sono diminuite le entrate per lo Stato. Perché? Perché il prelievo è unico erariale, prevede che ci siano addirittura dei benefici per i concessionari giochi, più aumenta il fatturato, più diminuiscono le tasse. E allora dissi, caspita, vogliamo aumentare una cosetta a questi signori, che è vero che loro lubrificano continuamente i partiti, danno soldi, fanno magnà, e allora i partiti sono amici loro, e allora, e i politici pure, ma aumentiamo un po' di roba a questi qui, e i 400 milioni che prendiamo in più da questi qui, li destiniamo al comparto sicurezza, in modo che carabinieri, polizia, finanza, li possiamo assumere. Diamo spazio ai giovani, ma soprattutto garantiamo la sicurezza agli italiani. Questo è l'emendamento che preparai. Ritornai in piazza, lo consegnai ai manifestanti che erano lì e gli dissi: guardate, questo è il lavoro che si è fatto, ed è un lavoro fattibile, di buon senso. Penso di non essere stato un rivoluzionario incazzato che vuole schiodare Gesù Cristo da vicino al crocifisso, ma che vuole fare delle cose normali, no? E allora dissi, guardate, però vedrete come andrà a finire, perché al Senato hanno approvato una mozione con la quale dicevano di voler fare le cose che io feci in quell'emendamento, tutti i partiti. La settimana scorsa abbiamo votato su quell'emendamento, l'ho votato solo io in Commissione Finanze, tutti gli altri partiti, PDL, PD, UDC, quest'anno, hanno votato tutti quanti contro. Funziona così. Allora, mi ha fatto davvero molto riflettere le considerazioni della signora di Solidezza, mi sembra, e che quando parlava di dove tagliare le consulenze, le collaborazioni, io sono stato davanti a Palazzo Chigi, davanti alla presidenza del Consiglio dei Ministri, con una lavagnetta, e ho scritto lì sulla lavagnetta dove bisogna tagliare e dove prendere i soldi, piuttosto che andare a tagliare i fondi che servono per contrastare l'evasione e il lavoro nero, che è il vostro lavoro. Allora, piuttosto che ridurvi o bloccare un settore, un comparto così vitale per creare un paese normale e sano, perché il vostro lavoro serve per creare un paese più normale e sano. E allora dicevate, ma non è possibile che noi alla Presidenza della Repubblica abbiamo quattro dirigenti di quattro comparti, il comparto dei mobili, il comparto addirittura dei festeggiamenti del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, che era l'anno scorso, non si sono accorti che era finito. E allora, rispetto a questi signori che sono a capo di queste divisioni, lo sapete chi sono queste persone? Sono le persone che sono andate in pensione. Allora che cosa fanno? Per tenerli ancora a Palazzo Chigi gli danno le collaborazioni esterne, le consulenze esterne, cioè gente che ci costa a noi 500.000 euro all'anno. E ma con tutti i dirigenti che tiene Palazzo Chigi, ne sono 220 di fascia A e di fascia B, perché non attingete da quella fascia e risparmiate questi soldi? Perché ad esempio, il nome vi faccio, il segretario generale di Palazzo Chigi, cioè la struttura amministrativa più alta e importante d'Italia, stiamo parlando della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha come segretario generale un certo dottor Mario Strano. Pure lui è un pensionato d'oro, perché stava a Palazzo Chigi dal 74, se n'è andato in pensione. Ma qua, con questa pubblica amministrazione che oggi questo governo sta mantenendo in piedi, e con questi partiti, diciamola anche tutta, consentono che va in pensione e raddoppi, perché non solo una bella pensione d'oro, ma poi è una bella collaborazione, una consulenza esterna, e ti prendi altri 200.000-300.000 euro l'anno, oltre la bella pensione d'oro e la liquidazione di euro. Allora, la mia impostazione, scusatemi se vi dico perché sono di rottura e mi dite che sono incazzato, perché io ho detto delle cose molto semplici. Ho detto, allora, fin quando non si cambierà radicalmente l'impostazione anche del decreto stabilità,
Perché guardate, dobbiamo dircela tutta con onestà. Allora, non basteranno i addizionali di fin quando fin quando ci sarà questo tipo di spesa pubblica, con questi esempi che vi ho fatto, e non solo sono questi esempi, guardate, fin quando noi avremo, e qui pare che ci si vergogna a dire certe cose, ma sono cose che per noi ormai sono insostenibili, perché avete sentito lo spread, questa parola di cui si parla spesso? Allora, vi faccio un esempio di spread. La Presidenza della Repubblica Italiana, cioè il Quirinale, costa 235 milioni l'anno a noi italiani. La stessa Presidenza della Repubblica, quella tedesca, che ha le stesse funzioni di quella italiana, ne costa 20 milioni all'anno. E allora, fin quando ci sarà questo spread, cioè 12 volte in più, allora noi non andiamo da nessuna parte. Allora, fin quando non si taglia lì, fin quando il Parlamento, Montecitorio dove sto io, tra trasferimenti di primo e secondo titolo dello Stato, più partite di giro, è 1 miliardo e 400 milioni all'anno. Cioè, Palazzo Montecitorio vi costa 158 mila euro all'ora. Ho sperato questo. Allora, ho fatto un emendamento sulla stabilità. Sapete che cosa ho chiesto? Delle cose molto semplici. Cominciando dagli organi costituzionali, cioè Presidenza della Repubblica, Parlamento, Governo, Ministeri, Corte Costituzionale, 63 milioni l'anno, gli organi delle assemblee di rappresentanza, i consigli regionali d'Italia, insieme a questi altri organi di rappresentanza, costano 6 miliardi e mezzo all'anno. Allora, possiamo fare una piccola cosa? La politica, un piccolo sacrificio non può fare. Basterebbe ridurre il 30%, dico molto, dei palazzi del potere, di dove ci sono il segretario generale che funziona così a Palazzo Chigi, o addirittura la Presidenza della Repubblica c'è ancora il segretario generale onorario. Sapete che cos'è questo? Ve lo dico io, ci sta un signore che tiene 80 anni, Gifuni, che era il segretario generale del Quirinale, che è andato in pensione, però si sono preoccupati, ci possiamo mai tenere questa in pensione così. Facciamogli un ufficio al Quirinale e istituiamo il segretariato generale onorario, in modo che gli diamo auto blu, assistenti, collaborazioni, impiegati, lo mandiamo a prendere con la macchina e gli diamo qualche altra cosa di soldi. Allora, io ho cercato di dire, se non si mette mano a questa spesa pubblica infruttuosa e parassitaria, non ci raccapezzeremo mai. Questo, guardate, è il minimo che si deve fare ed è il minimo che io mi sono permesso di proporre con degli emendamenti.